Ben ritrovati a R9 Con. Questa mattina il tema è sostantivo femminile, la mostra d'arte contemporanea che è allestita in questi giorni presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto e ne parliamo con Serena Scolaro. Buongiorno Serena, Buongiorno. curatrice della mostra, e Andrea Sofia in arte Tom Jasper Tom, che sei tra le artiste. Esatto, Buongiorno. buongiorno a tutti. Allora, Serena, una mostra che parla di cosa? Un po' il titolo in qualche modo lo richiama, ma non è un semplice parlare del tema al femminile, come giustamente. No, esatto. Sostantivo femminile è un progetto che ho presentato all'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ed è stato scelto dall'assessore alla cultura Annalisa Ruggeri e dal Comitato per le Arti Visive, proprio perché non è, diciamo, la solita collettiva di mostra d'arte. Io sono curatrice appunto d'arte contemporanea e ho voluto presentare quattro artiste completamente diverse tra di loro, sia per età che per grado di istruzione, che per tecnica e personalità. Sono riuscita in questo modo ad allestire all'interno della Palazzina Azzurra una mostra un po' diversa dal solito. Degli spazi ben suddivisi sono riusciti a identificare le personalità appunto di queste quattro artiste che sono Elena Ciarrocchi di Porto San Giorgio, Simona Tesei di Montappone, Donatella Affogante di Macerata e Tom Jasper Tom di Civitanova Marche. Ecco, quindi sei riuscita in questo modo a raccogliere anche diversi aspetti dell'universo femminile, che è un po' l'obiettivo della mostra, giusto? Esatto, sostantivo femminile sta a indicare la sostanza della donna, non è un classico, diciamo, e solito tributo che si fa in questo periodo appunto per l'arrivo della festa della donna, che comunque festeggeremo Certo. appunto l'8 marzo, ma la mia intenzione era quella di sottolineare gli aspetti fondamentali della vita di tutti i giorni che sono stati appunto identificati con i sostantivi femminili, quali l'eleganza, l'armonia, la fantasia, la perseveranza, tutti attributi che appartengono a queste artiste. Allora, prima di parlare dell'appuntamento dell'8 che giustamente anticipavi, Tom, a te la parola. Che cosa hai voluto esprimere? Che cosa hai voluto riportare? Allora, buongiorno di nuovo a tutti. Diciamo che la mia esposizione comprende una serie di lavori svolti dal 2011 al giorno d'oggi. Quindi la corrente artistica che predomina di più nelle mie opere è il surrealismo. Quindi, però ovviamente svolto attraverso i collage. E volevo appunto definire questo surrealismo perché magari non tutti sanno Certo. il processo, anche la definizione, nonché il processo evolutivo della cosa, e dicendo che questo surrealismo esprime un funzionamento reale del pensiero che sta al di fuori di ogni controllo esercitato dalla ragione e fuori di ogni preoccupazione estetica o morale, quindi si ispira all'inconscio umano. È ritenuto come un grado più profondo e più vero della realtà e di conseguenza a tutte le manifestazioni di questo, quindi sarebbero i sogni, i stati, che ne so, tipo uno stato di Stati d'animo. alienazione mentale, stati d'animo, eccetera. Quindi, Certo. infatti, cioè, il mio lavoro si basa di più su questo, su un inconscio che non controllo, quindi è un lavoro non controllato, come direbbe magari un qualcosa non voluto, però è voluto, però non controllato. Ho capito. Noi ci fermiamo per una breve pausa, poi ritorniamo qui e continuiamo proprio da te. Restate con noi. Sostantivo femminile, la mostra d'arte contemporanea allestita in questi giorni presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto. Ne stiamo parlando con Serena Scolaro, curatrice, e Tom, allora giustamente ci stavi illustrando quello che è il tuo contributo, il tuo lavoro che hai portato avanti proprio in questi giorni. Tra l'altro tu hai una pagina Facebook, quindi si possono Esattamente. anche visionare lì le tue opere. Esattamente, sulla pagina Facebook Tom Jasper Tom, se no c'è un profilo diciamo più professionale che si trova su Behance, sempre Tom Jasper Tom. E c'è qualcosa che vuoi aggiungere rispetto a quanto hai detto prima, insomma, quello che stai rappresentando nel corso di questa mostra? Sinceramente no, penso di aver finito, quindi ho fatto un excursus abbastanza rapido e generale e
penso di aver detto, diciamo, tutto. Benissimo, allora Serena, stiamo parlando prima anche dell'appuntamento che state organizzando in occasione dell'8 marzo. Sì, esatto, all'interno di questa mostra, che appunto durerà 19 giorni, è stata inaugurata il 25 febbraio, ho voluto inserire diversi appuntamenti. Il prossimo sarà quello dell'8 marzo e sarà curato dall'antropologa Maria Rita Bartolomei e avrà come soggetto un suo studio fatto, realizzato su una tribù matriarcale africana, appunto si chiama Nugo, e alla quale ha dato proprio per fare riferimento a sostantivo femminile la sessualità e la femminilità in una tribù africana. Benissimo, poi magari vogliamo vedere anche i prossimi appuntamenti, magari brevemente. Poi comunque anche voi avete una pagina Facebook. Lì sì, la pagina Facebook in sostantivo femminile, ovviamente saranno creati gli eventi, ho anch'io la mia pagina di Serena Scolaro, curatela dell'arte contemporanea, e i prossimi appuntamenti, che sono altrettanto interessanti, si svolgeranno sabato 10 marzo, ci sarà una lezione spettacolo sulla femminilità nella mitologia greca, a cura di Cesare Catà, che è un filosofo, performer, professore, e sarà accompagnato da Giada Squarcia, che è una cantautrice molto giovane, quindi alla chitarra e voce, mentre poi l'11 marzo sarà dedicato tutto al mondo della danza, e la mattina avremo l'UTES, che è appunto... Sì. Un'organizzazione a San Benedetto. Io, non essendo di San Benedetto, ho voluto comunque coinvolgere, rendere partecipe, certo, coinvolgere le realtà san benedettesi, che appunto danzerà la mattina, quindi invitiamo tutti gli iscritti e non. E poi invece il pomeriggio ci sarà una performance di tango e ci sarà una lezione di primi passi, per cui chi vuole... Certo, allora è importante sottolineare che la mostra è di ingresso gratuito, questo ancora non l'abbiamo detto, ma è fondamentale, ci sarà fino al 14 marzo, e ricordiamo anche gli orari, Serena. Gli orari la mattina dalle 10 all'1 e il pomeriggio dalle 16 alle 19, tutti i giorni tranne lunedì che è chiuso. Perfetto, allora grazie Serena, grazie Tom per essere stati in nostra compagnia. Grazie a voi. R9 con termina qui.